Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio della nostra Master League su PES 4, signori. Allora, ricordo che questo è l'ultimo dei quattro episodi che ho fatto di prova per inserire questa serie nel canale. Alla fine di questo episodio farò un riassunto delle vostre reazioni. Se gli episodi saranno andati bene, continueremo questa avventura, signori, anche perché ora entriamo un attimino nel vivo, perché piano piano ci avviciniamo all'inizio della partita di Coppa, ci avviciniamo anche al mercato e potremo un attimino entrare nel vivo di questa serie, ma tutto dipende da voi. Detto questo, sto registrando questo video in rapida successione con quello che avete visto martedì e vi ricordo che avevo dato un'idea, non so cosa mi avete scritto perché recupererò settimanalmente i commenti, eventualmente quello di inserire degli imprevisti da estrarre prima di ogni partita che possono variare dal mettere il portiere in attacco, mettere gli attaccanti in difesa, cambiare modulo, vendere il miglior giocatore all'apertura del mercato, comprare il turco, comprare, non lo so, possiamo sbizzarrirci, signori, ditemi se l'idea vi piace. Eventualmente, se la serie andrà avanti e quindi domani registrerò i nuovi video, sappiamo eventualmente come svolgere la nuova serie. Detto questo, signori, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Allora, signori, io ho modificato la formazione. Mettendo dentro più giovani possibili, ho messo dentro Rossetti, ho messo dentro Gambadori, ho messo dentro Del Tongo, ho messo dentro Giallombardo e Pfezel, che sono i giovani, diciamo, che dovrebbero crescere più rapidamente e quindi vedere di acquisire qualche punticino. Detto questo, non perdiamo tempo, scendiamo in campo sicuri di noi stessi, giochiamo contro il Graf Schapp, che non so chi sia, signore. Oh, io ho modificato i nomi di tutte le squadre. Queste non so da dove siano spuntate. La formazione l'abbiamo vista prima. La andiamo a rivedere giusto per vedere un attimino se magari c'è qualcuno stanco. No, sono tutti in piena forma, sono tutti carichi. E noi siamo contenti così, signori. Scendiamo in campo contro il Graf Schapp. Siamo in trasferta. Ricordiamo che veniamo dalla vittoria contro il Nürnberg o qualcosa del genere, però l'importante era portarci a casa i 3 punti. Siamo secondi a 7 punti dietro il Siviglia che ha punteggio pieno. Noi frega poco, signori, noi l'importante è arrivare secondi, anche secondi, per portarci a casa la promozione, signori. L'obiettivo è quello. Mi fate la mia Rosse che ca... Amelia, Vargas, Grandoni, Fessel, Giallombardo, Del Tongo, Ciarmitaro, Gambadori, Passoni, Rossetti e Lucarelli. Joseph Lebouge. Francese, va bene, ci frega poco, però Joseph, fai il tuo lavoro e non rompere le scatole a noi. Dai, signori, che dobbiamo portarci a casa altri 3 punti. Dai, 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 da cazzarola vai, Rossetti. Rossetti, la senti questa voce? Recupera il pallone, recupera il pallone. Oh, questi sono partiti carichi. Questi sono partiti. Ciarmitaro, l'eroe dello scorso video. Lucarelli, allora, scusatemi, c'è un attimino di rincretinimento del rincretinimento. Ah, Giambardoni, Giambadori, Giambadori, Giambadori. Cerca Rossetti. Mamma mia, che passaggio brutto, Giambadò. Io ti faccio giocare per farti crescere, zio, però devi anche darmi fiducia tu. Grande l'intervento di Giallombardo all'esordio sulla fascia sinistra. Abbiamo rivoluzionato un po' con questa squadra, signori, perché voglio far giocare i giovani in modo tale che mi crescano un pochetto e possiamo un attimino. Amelia! Amelia, tutti noi. Meglio, secondo me lo possiamo tenere. Passoni, che da trequartista si trova lì, non so perché. Giambadori cerca Rossetti, che nel movimento cerca Lucarelli. Attenzione, Lucarelli, 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 Lucarelli. Brutto fallo. Oh, ma stava fallo, mannaggia a te, stava fallo. Attenzione, attenzione, Lucarelli, dal nulla. È gol. È buono? È buono, signori! Cristian! Lucarelli, serie confusa della partita. Lucarelli ha trovato un tiro che non si sa da dove gli sia uscito, ma troviamo il gol del vantaggio con Cristianone Lucarelli. Bello così, grande, grande aggressività del nostro Livorno. Recupero palla, guardate l'aggressività. Lucarelli recupera il primo, poi non so chi va lì e recupera il secondo. Lucarelli, dribbling, e poi dal nulla tenta un tiro che forse il portiere aveva dato per fuori e invece ci portiamo in vantaggio 1-0, signori, al 20° del primo tempo. Va bene così, va bene così. Allora, ho già perso il fiato dopo solo 20 minuti di partita, però va bene. Il vantaggio è tanta roba, il vantaggio è tanta roba, signori.
Perché riuscire a portarci a casa, grandissimo, Ciaramitaro, Lucarelli, Ferrossetti, Rossetti, grande, bravo Rossetti che si inventa un dribbling, un doppio dribbling, Rossetti vuol far vedere che ci può stare in questa squadra. Ma lo decide, attenzione, Rossetti, no, Rossetti mio, cazzarola però, porca di una miseria. Calma, Del Tongo, tarara, oramai appena parte Del Tongo, signori, dalla curva si alza la canzoncina. La canzoncina, attenzione, grande Rossetti che dal nulla ci ha provato anche lui. Come buon cristiano, ci ha provato anche lui. Già Lombardo, per Del Tongo. Tarara. Grande Del Tongo, fa un passo di danza. Attenzione, palla per Rossetti. Rossetti, anticipato. Attenzione, Gianlombardo. Per Del Tongo, tararara. Se non ti parte la canzoncina col Del Tongo, signori, non sei un vero appassionato della serie. E non sei. Non sei uno che tifa Livorno. Del Tongo, tararara. Gambardò, ma che cazzo la fai, Gambardò mio? Boh, si è bioccato. Oh, tentato un intervento. Ciaramitaro ancora su quella fascia. Solamente che stiamo quelli in amaranto, Ciaramitaro. Siamo quelli con la maglietta amaranto, non siamo quelli con la maglietta bianca striscia. Se poi vuoi cambiare squadra, basta che me lo dici e io all'aperto del mercato te caccio. Va bene così, va bene così. Allora, per il momento non facciamo nessuna sostituzione, signori. Ci sta bene l'1-0. Ci sta bene l'1-0. Ciaramitar, ancora lui. Ciaramitar, rientra sui suoi passi. Ciaramitar cerca Del Tongo. Tarara. Del Tongo cerca Passoni che cerca Lucarelli, che cerca Rossetti, che si crea lo spazio. Ma era fallo, ma era fallo, ma perché non mi devi fischiare i falli? Era fallissimo. Era un fallo grosso quanto una casa. Passoni cerca il recupero, porca miseria. Non siamo riusciti a recuperare proprio nulla. Ancora Passoni, parte il traversone, attenzione al cross al centro. Va bene, riusciamo a metterla fuori con Pevsel. Che combatte, mannaggia a te, Pezzel, dovevi passarla prima. Ancora il traversone al centro. Pallone messo e rimessa laterale. Toccalo, toccalo, mannaggia. Rimessa laterale. Oh, è solo, mannaggia di una miseria. È solo, porca paletta ambriaca. E riesce a crossarla. Mamma mia, che brutto cross. Amelia, buongiorno. Sei il portiere della squadra, Ameluccia mio. Dai, Gambadori. Gambadori, il nostro Gambadori che non corre nemmeno se lo, è pagato per correre e lui non vuole correre. Gambadori è lento, che è una cosa impressionante, signori. Per quanto diamo spazio ai giovani, ma così è veramente grave, però. Attenzione, Ciaramitaro, per Rossetti, 1-2, attenzione, no, non era Rossetti, che cazzarola era Passoni? Che cazzarola è la palla? Mi sono perso un pallone. Attenzione, Passoni, riesce a stopparla, Passoni! La palla arriva a Lucarelli che ricerca Passoni che inquadra la porta. Oh, signor, riusciamo a fare un tiro in porta però, cazzarola. Wish! Wish! Grandissimo Del Tongo che poi però la perde. Mannaggia a te a chi non te lo dice, Amelia. Sta mandando a fragola, Amelia. Attenzione, anche io voglio fare delle sostituzioni. Anche io. Allora, fa uscire Lucarelli, l'eroe della partita, e fa entrare Rapito. Sì. Dai così. Oh, me la fa stavolta la sostituzione. E che è successo? Di solito aspetta 8 ore per farmi fare una sostituzione. Stavolta me l'ha fatta. Esce Lucarelli, l'autore del gol partita, che per ora regala i 3 punti a Livorno. Passoni per Rabito che tocca il suo primo pallone, che cerca Rossetti, ma l'1-2 non funziona. Va bene. Esordio in campionato per Rossi. Come chi cazzo l'ha entrato? Non mi ricordo manco chi cazzo l'ha fatto entrare. Attenzione, signori, attenzione. A te, grandissimo Pevsel. Per Rabito. Ah, Rabito, è entrato Rabito. Rabito per. Mamma mia, sono uno più lento dell'altro, signori. Brutto fallo, bravo Rossetti che si guadagna questa punizione. Cartellino giallo per Kalezic. Ma a me non è sembrato tutto questo gran fallo da cartellino giallo. Cioè, fatemelo rivedere un attimo. Ma insomma. Poteva. Cioè, ce ne sono stati anche di peggio. La giochiamo vicina? Bravo. Ma porco. Grandissimo. Provaci. Mannaggia. Provaci. 2-0, signori! 2-0! Chi ha segnato? Chi cazzo era sei? Livorno 2, Crashfad 0, Passoni! Dai così! Ha bucato le mani al portiere! Bello così!
Livorno si porta sul 2-0. Aspettate, no, fatemelo vedere così. Bello così, bello così. E la sberla, sbam! Buca le mani al portiere. Bello così, signori. Bello, mi sta bene. 2-0. 2-0. Che cazzo di problemi c'aveva quello là in testa ai capelli? Non lo so, all'89esimo. Pass Lucarelli e Passoni. Il nostro zoccolo duro della squadra. Ci ha portato alla vittoria di questa partita. Ha dato lo spazio ai giovani, però non hanno ripagato più di tanto. Però hanno combattuto, dai, hanno combattuto. Non bisogna fare tutto in erba un fascio, signori. Ci portiamo a casa 3 punti, 2-0 contro il Graf Schapp. Va bene così. Seconda vittoria consecutiva del Livorno, che si proietta sempre più un mercato interessante e una promozione in Serie A, che non è per niente male, signori. Il nostro obiettivo principale. Andiamo al menu. Ora lui 8000 salvataggi che farà come se non ci fosse un domani. Salva, tranquillo, stai sereno, non ti preoccupare che non ti succederà nulla. Prendiamo 800 punti e 40 punti bonus, quindi saliamo a 12.880. Quindi per lì, allora meglio è salito. Questo è interessante. Pestel sale, Giallombardo sale, Del Tongo sale, Ciaramitaro sale e Gambardoni sale. Grande così. Rossetti sale, buono. Dai, dai, dai. La crescita dei giovani funziona, signori. Rapido prende qualche punticino. E va bene così, e va bene così, signori. Siamo contenti. La prossima dovrebbe essere... E infatti, non è la Master League, ma è la Coppa 2 di Master League. Però va bene, non ci blocchiamo su questi piccoli particolari. Va bene, signori. Detto questo, mi fa vedere la classifica. Informazione del campionato, classifica. Siamo sempre... Ah no, a pari punti con il Siviglia. A pari punti di Siviglia, che ha pareggiato. E il Ren ci segue a 9 punti, a un punticino di distanza. Va bene, signori. Molto combattuta, però si va avanti. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Siamo riusciti a ottenere i fondi per pagare gli stipendi. Quindi potremmo anche iniziare a pensare un attimino al mercato, ma questo ci penseremo successivamente. Se avete qualche nome, datemelo. Detto questo, signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!